Buongiorno a tutti dalla TG Meridiano di Toscana TV. Ha ucciso un uomo di 44 anni con una coltellata alla gola e ha ferito gravemente la sua compagna di 42, adesso ricoverata in ospedale, ma proprio grazie alle informazioni date dalla donna i carabinieri sono riusciti a risalire al presunto assassino. È un 43enne italiano nato in Belgio, amico della coppia, sposato con figli. La vittima si chiamava Mirko Congera. La tragedia è avvenuta dopo mezzanotte in una casa di via Firenze nella frazione della Querce a Prato. È un'abitazione di corte a pochissima distanza dal circolo di risorti dove la coppia aggredita conviveva, dove probabilmente aveva fatto entrare l'uomo che poi appunto l'ha aggredita. Ancora non chiaro il movente. La donna, Daniela Gioitta, è ricoverata in grave condizione all'ospedale Santo Stefano a Prato, anche se non in pericolo di vita. La vittima è stata trovata nel soggiorno di casa in un lago di sangue, mentre la donna è stata soccorsa all'esterno della casa. L'arma del delitto è stato ritrovato dagli investigatori proprio sul luogo del delitto, dove naturalmente c'era molto molto sangue, ma adesso sentiamo l'intervista al procuratore Nicolosi, al procuratore di Prato. La persona che è stata individuata è stata sottoposta a fermo da parte del pubblico ministero e gli elementi, secondo il nostro giudizio, sono importanti. È stato indicato da una delle vittime, dalla donna. Questa indicazione ha avuto una serie di riscontri anche dalle persone che erano accorse, poi vi erano tracce del commesso delitto trovate a casa della persona indagata. Quindi il quadro, secondo noi, era abbastanza indicativo. Ecco. Ovviamente al momento è ancora ignoto, non sappiamo. Sappiamo che i due avevano dei rapporti, si conoscevano, però non sappiamo la natura di questi rapporti e il movente che ha scatenato questi. Andiamo a Viareggio, dove ci sono stati dei ladri in azione in Darsena. La situazione sta precipitando. Viareggio sempre più far west, vediamo. Con un piede di porco hanno sfondato la porta, sono riusciti ad entrare dentro, fortunatamente io ho un bel impianto di allarme, sono suonate le sirene e tutto, quindi il fuggitivo è scappato restando all'interno del locale per circa 40 secondi. C'è amarezza nelle parole di Fabio Gentili, titolare del Nostromo in via Coppino in Darsena, dopo il tentativo di furto subito domenica notte da parte dell'ennesimo ladro, non ancora identificato ma ben ripreso dal sistema di videosorveglianza. L'allarme lo ha messo subito in fuga, non ha avuto tempo di arrivare alla cassa, dove comunque non avrebbe trovato niente, perché quale incasso non viene mai lasciato, viste le frequenti visite. È l'ennesimo episodio che riaccende i timori degli esercenti e dei residenti del centro di un quartiere spesso mal frequentato di sera e di notte. Nonostante quest'estate abbiamo un po' sistemato la situazione pagando una security, tant'è vero che per i due mesi luglio-agosto non è successo niente, finiti i soldi per la security ricominciano gli episodi di violenza, di furti e di risse, e ora bisogna prendere veramente mano a questa situazione perché rischiamo anche di chiudere noi. Appena 10 giorni fa, nella vicina piazzetta dell'ex Pesa, un feroce accoltellamento fra nordafricani era quasi costato la vita ad un 31enne marocchino, ferito gravemente al volto. La polizia aveva subito individuato il responsabile, un tunisino di 40 anni. Chi vive e chi lavora in Darsena spesso finisce vittima di furti e torna a chiedere più sicurezza. Noi ci è già successo 3 volte. E la via Coppino è un po' una strada che fino alle 3... la notte anche le persone che sono qua non dormono, e specialmente il venerdì e il sabato si dovrebbe fare qualcosa. Siamo sì molto stanchi perché comunque sono episodi che si ripetono, avremo bisogno di più sicurezza, quindi di più controlli. Preoccupa il fenomeno mala movida ad Arezzo, tutta colpa del crescente aumento di alcol. Vediamo.
Il dibattito aperto sulla mala movida, ovvero le notti brave di minorenni che nel centro storico soprattutto causano problemi legati al degrado cittadino, si basa soprattutto sull'abuso di alcol. I dati Istat segnalano un incremento dei consumi almeno del 30% di bevande alcoliche, bevute soprattutto lontano dai pasti, in questo caso a notte fonda. Questo, si legge nello studio, indica principalmente che tale consumo è legato al volere di bere per ubriacarsi. Cosa fare? In questo fine settimana sono state inoltrate multe e segnalazioni ed il fenomeno è stato tenuto sotto controllo proprio con blitz delle forze dell'ordine. Per gli esperti però, per avviare la consapevolezza, è necessaria un'azione che è quella di coinvolgere i ragazzi nella definizione dei programmi di prevenzione a loro rivolti. I membri del comitato, nato per difendere la zona di Piazza della Badia, sostengono però che il dialogo sia stato spesso impossibile. Dunque il controllo va avanti, con la preoccupazione però che il fenomeno non sia sottovalutato, così come è successo spesso, soprattutto dopo la chiusura di 3 mesi che ha portato, dati alla mano, ad un incremento vertiginoso di uso di sostanze stupefacenti e di alcol. A Pisa, operazione della Guardia di Finanza, sono state sequestrate oltre 900 calzature contraffatte all'interno di un punto vendita nei pressi della stazione ferroviaria, denunciata una imprenditrice cinese. Vediamo il servizio. Continuano senza sosta i controlli delle Fiamme Gialle sulla vendita di prodotti contraffatti. Questa volta nel mirino dei finanzieri è finita un'imprenditrice cinese di 56 anni che con la propria attività commerciale nei pressi della stazione ferroviaria di Pisa aveva avviato una vera e propria boutique del falso. I militari, insospettiti dall'andirviene di turisti e passanti, hanno deciso di approfondire quello che uno degli acquirenti uscendo dal negozio aveva definito un affare a prezzo stracciato, riferendosi all'ultimo modello di scarpe Nike pagate 20 euro. All'interno del negozio i finanzieri hanno rinvenuto centinaia di calzature riconducibili alle note Griff, Adidas, Nike e Saucony. La titolare del bazar acquistava i prodotti falsi in Cina, importandoli illegalmente e senza alcuna autorizzazione da parte delle case di moda. I segni distintivi delle note marche erano coperti con un'aggiunta di stoffa facilmente asportabile dopo l'acquisto per rendere le scarpe del tutto simili a quelle originali. Le Fiamme Gialle hanno sottoposto a sequestro circa 900 articoli, segnalando alla locale Procura della Repubblica la titolare dell'attività commerciale per i reati di frode in commercio, importazione e vendita di prodotti contraffatti. Andiamo a Pistoia, il cui sindaco Tomasi parla della questione Vico Faro, dice no a soluzioni calate dall'alto. Patrizio Ceccarelli. Sulla vicenda di Vico Faro non ho mai voluto prestare il fianco alle strumentalizzazioni, ma adesso occorre fare alcune precisazioni per evitare che prevalgano informazioni non corrette e che si dia un'immagine di Pistoia come città non accogliente o peggio ancora razzista, vista anche la grande attenzione che persiste sulla situazione di questa parrocchia da parte dei media regionali e nazionali. Così il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, in merito alla notizia riportata dalla Repubblica che Enrico Rossi, come ultimo atto da presidente della regione, starebbe preparando un'ordinanza affinché ASL, Curia e Comune trovino una soluzione al problema, individuando strutture dove ospitare a gruppetti le persone attualmente accolte nella parrocchia. A Rossi, dico, fa sapere il sindaco Tomasi, il Comune non accetterà soluzioni calate dall'alto sulla testa dei cittadini e non è disposto a sottrarre nemmeno un euro dalle risorse destinate alle migliaia di persone di tutte le origini che ogni giorno sono seguite dai servizi sociali. Ad oggi, prosegue Tomasi, non sappiamo chi e quante persone sono accolte in quella parrocchia perché non è stato fornito alcun registro o censimento, non conosciamo la loro situazione. Sono richiedenti asilo, sono fuoriusciti dal CAS, sono irregolari, sono residenti in comuni fuori da Pistoia. Sappiamo però che il Vescovo lo scorso aprile ha annunciato l'avvio del
il trasferimento con un primo spostamento di 30 persone da Vicofaro a Spazzavento e che adesso i numeri riportati dalla stampa sfiorano di nuovo quota 200, segno che le persone continuano ad arrivare a Vicofaro, chiaramente da fuori Pistoia, e che evidentemente dopo il trasferimento di 30 ragazzi ne sono continuati ad arrivare altri. Chi nel tempo si è voltato dall'altra parte in nome di questo tipo di accoglienza, conclude il sindaco, è complice di una situazione ormai fuori controllo. Allora parliamo di ASES, la natura non si ferma, con un progetto a sostegno degli agricoltori nelle zone rurali disagiate della Toscana. Chiara Valentini. Si chiama Progetto di protezione e sviluppo dell'agricoltura dal titolo La natura non si ferma, un progetto pilota partito dalla Toscana lanciato durante il lockdown da ASES, la ONG della Confederazione Agricoltori a sostegno delle zone rurali più disagiate. ASES ha inizialmente distribuito mascherine e l'occorrente per continuare la produzione. Poi si è concentrata sul fare formazione sulle opportunità del bonus agricoltura, che è arrivato per ora a 300 agricoltori sulle circa 4.500 imprese toscane in difficoltà, permettendogli di accedere alle detrazioni del 110% su interventi di edilizia e risparmio energetico. L'agricoltura ha sempre continuato a lavorare durante il lockdown, ma non in maniera uniforme. Grosse difficoltà ci sono state per i prodotti freschi, come l'ovino caprino, che deperivano, ma anche vino, olio, agriturismo sono settori che hanno sofferto, mancando i principali mercati di sbocco, come la ristorazione. Problema del lockdown, ma anche attuale, è la mancanza di manodopera. Beh sì, quello della manodopera è un problema che effettivamente sentiamo adesso, soprattutto in questo momento che siamo a fine settembre, periodo di vendemmia, fra poco inizieremo la raccolta delle olive, quindi la carenza di disponibilità di manodopera è sicuramente un tema che ancor più nei mesi drammatici sentiamo adesso, come risultato, come non da lunga, di un effetto che ancora, ahimè, si sentirà a lungo. In che modo l'agricoltura può essere al centro del rilancio economico e sociale? Beh, l'agricoltura è vita perché non solo dà cibo, ma garantisce la cura dell'ambiente, garantisce la cura del territorio, genera paesaggio, che è un elemento che rafforza il turismo, questo turismo che ha avuto così tanti danni dal Covid. Quindi noi dobbiamo ripartire dalla natura, ripartire dall'agricoltura, dalla produzione di cibo sano e dall'alimentazione di un'industria agroalimentare che è un elemento fondamentale del PIL nazionale. Arrivano dei contributi ai cittadini per la sostituzione di impianti di riscaldamento inquinanti a ottobre via al bando. Patrizio Ceccarelli. Migliorare la qualità dell'aria diminuendo le polveri sottili, le PM10, nella zona della piana compresa tra Prato e Pistoia. È questo l'obiettivo dell'accordo firmato dal Comune di Pistoia con la Regione Toscana per il finanziamento di contributi da erogare ai cittadini per incentivare la sostituzione di impianti di riscaldamento civile particolarmente inquinanti, con impianti a minore impatto ambientale e per l'acquisto di biotrituratori, macchine che tritano e sminuzzano gli scarti vegetali, favorendone il riutilizzo come concime, al fine di garantire una gestione di sfalci e potature compatibile con la tutela della qualità dell'aria. Oltre a Pistoia, il patto è stato firmato anche dai comuni di Agliana, Montale, Quarrata, Serravalle Pistoiese, Prato, Montemurlo, Poggio a Caiano e Carmignano. Si tratta di un passaggio, sottolinea l'assessore all'ambiente Gianna Risaliti, per mettere in campo azioni concrete che possano contribuire alla diminuzione delle polveri sottili presenti nell'aria. In base a ricerche effettuate è infatti emerso che tra le cause dei superamenti delle PM10 c'è anche la combustione di biomassa derivante sia dal riscaldamento domestico sia dalla pratica di abbruciamento di sfalci e potature all'aperto. A questo punto ci auguriamo che i cittadini approfittino di questi incentivi per sostituire le vecchie caldaie da riscaldamento con nuovi impianti e per acquistare i biotrituratori che, oltre a evitare abbruciamenti, realizzano anche un materiale riutilizzabile come concime per fiori, piante o più in generale nel settore agricolo.
Il Maier a casa tua, al via le cure a domicilio per i bambini, vediamo. L'oncoematologia del Maier si mette in viaggio per portare cure e assistenza nelle abitazioni dei piccoli pazienti che ne hanno bisogno. Il servizio si chiama il Maier a casa tua, è già attivo grazie alla collaborazione con i servizi sanitari del territorio. A farne parte un'equipe di medici e infermieri specializzati. Un progetto nato per affrontare la pandemia. È un progetto che nasce un po' sull'onda di quello che stiamo vivendo in questo momento e dall'idea di migliorarci e migliorare il servizio che noi offriamo in una situazione così particolare. L'abbiamo detto tante volte, dal brutto può nascere anche il bello e questa è un po' l'idea con cui nasce questo progetto, per cui un medico e un infermiere dell'oncoematologia pediatrica si recheranno dai pazienti che sono già seguiti presso il nostro ambulatorio per erogare quelle prestazioni che fino a poco tempo fa avevano da noi nel nostro ambulatorio, quindi la visita medica, gli esami e tutto ciò che si riterrà opportuno fare in corso di visita. Speriamo che appunto su una situazione contingente come quella pandemica in questo momento questo progetto in realtà possa trovare un'evoluzione anche successiva. Con il nostro team, che è un team tutto al femminile, ci recheremo a casa dei nostri pazienti e questo ha un duplice beneficio. Da una parte contingente appunto a questo momento che stiamo vivendo, quindi di risparmiare a una popolazione particolarmente fragile di venire in ospedale e quindi esporsi ulteriormente al rischio e parallelamente decongestionare e ridurre le persone nelle sale di attesa e quindi nei luoghi comuni. Da quell'altra speriamo in futuro di rendere il percorso di cura di questi pazienti più piacevole, fra virgolette, quantomeno più accolto in maniera più positiva, diciamo, portando l'ambiente ospedaliero all'interno di un contesto familiare, appunto. E per ora è tutto, grazie per averci seguiti, arrivederci.